Prima linea guida di dove si può andare, ed è una linea guida molto importante perché coloro che lavorano in questo campo adesso negli Stati Uniti sono in grado, guadagnano molto di più dei C-level che magari sono presenti qui. Questo, diciamo, per proiezione futura, diciamo, di chi deve investire nella conoscenza, deve investire in uno sviluppo lavorativo di studio. Ci sono due aspetti che sono estremamente interessanti, e lo sviluppo, diciamo, a livello quasi di brick and mortar, o potete usarlo come volete, delle tecnologie che sono a supporto di intelligenza artificiale in vari ambiti, dove prima richiedevano sforzi mostruosi, adesso si sta arrivando ad un livello, si è arrivati ad un livello estremamente, diciamo, di semplicità nell'utilizzo delle tecnologie e con diciamo, competenza nell'utilizzare bene i dati e altri processi. I due aspetti più importanti sono stati, adesso non voglio entrare nello specifico perché non voglio neanche ammazzarvi, l'uso dei network convoluzionali. C'è un professore francese che ci ha investito 30 anni della sua vita, adesso stanno prendendo veramente piede, e strumenti a disposizione come TensorFlow, che è stato messo a disposizione da Google, e che ci consente, ci sono anche strumenti analoghi, però voglio darvi qualche indicazione precisa, ci consente di costruire sistemi di intelligenza artificiale con varie modalità, con 40-70 linee di codice. Se io chiedo a chi sviluppa app cosa fa in 40-70 linee di codice, mi dice che forse riesce a mettere una callback su qualche, in qualche area. Quindi questo è il tipo di accelerazione non lineare. Ci sono, forse è un po' passato sotto traccia quali sono stati gli avanzamenti dell'intelligenza artificiale. Uno forse dei più famosi, successi, che è stata una pietra miliare, è stata quella nel, mi ricordo, 90, potrebbe essere 97, non mi ricordo l'anno preciso, in cui Kasparov perse da Deep Blue. Ecco, per capire, diciamo, quel tipo di sconfitta dell'uomo, una sconfitta sostanzialmente nella capacità di eseguire più operazioni, cioè sicuramente se devo mettermi a competere con un computer nel numero di operazioni possibili da fare, non ce la farò a vincere. Ma in quel caso specifico ogni pezzo veniva assegnato un valore, i pezzi non si possono muovere in qualsiasi modo, venivano fatte delle restrizioni, c'era una serie di analisi ad albero che venivano fatte, e il computer era estremamente più veloce nel farle, poteva esaminarle forse tutte nello spazio delle soluzioni. Ma questo ha consentito a Kasparov di perdere malamente, abbandonando, mi ricordo ancora la scena, la partita, alzandosi, non credendo ai suoi occhi di perdere con il computer che aveva battuto solo l'anno prima o due anni prima. Ma quello che è successo recentemente è stato che l'uomo è stato sconfitto nel gioco di Go. Go è un gioco cinese dove hanno eccelso varie persone, anche non orientali, ma sicuramente hanno giocato con una persona che è riconosciuta essere il più bravo giocatore di Go. La differenza tra Go e un gioco degli scacchi è che le operazioni che sono da analizzare con Go sono infattibili nella stessa modalità in cui sono state analizzate per vincere una partita di scacchi con Kasparov. Quindi si è ricorso a quello che è detto reinforcement learning nell'intelligenza artificiale, che è una tecnica particolare in cui la persona di DeepMind, l'azienda che è stata poi acquisita da Google, ha costruito questo tipo di sistema di intelligenza artificiale. E queste tecnologie sono a disposizione adesso di tutti, non è che sono cose che sono nascoste, sono a disposizione di tutti. E gli algoritmi che vengono usati nel RL sono algoritmi di carattere generale, quindi sono utilizzabili sia per vincere ad AlphaGo, a Go, sia che giocare ad un gioco a Space Invader, sia che per capire se un pezzo è venuto bene o male. E la questione è abbastanza, diciamo, interessante capire, diciamo, l'acceleratore di questo. Come è stato costruito AlphaGo? È stato costruito prima facendo giocare e facendo imparare il sistema, questa rete neuronale, con giocatori di medio livello, anche scarsi. E quindi si è costruito un primo modello di training, è stato costruito AlphaGo, diciamo, livello 0.1. Dopo sono stati fatti giocare dei cloni di AlphaGo tra di loro. Quindi il livello 0.1 ha giocato con tutti i suoi livelli 0.1 ed è cresciuto in competenza.
quindi hanno giocato tra computer. E questo sistema qui poi, lavorando con le partite, facendo le partite anche con il campione di Go, ha battuto il campione 5-0, se ben mi ricordo, non c'è stata neanche storia. Quindi questo tipo di sistema è in grado di risolvere problemi in una larga classe di problemi. Quindi questo è un acceleratore ed è una delle linee di sviluppo in cui, io l'ho chiamata Ovest, si deve muovere, diciamo, un'azienda che fa sia servizi tecnologici, sia servizi per il comune, sia servizi per la regione, sia servizi per l'industria. Ecco, l'ultimo pezzo di questa evoluzione è che le stesse cose sono state fatte per riconoscere immagini, volti, giocare a scacchi, giocare a Go, sono ripercorribili nell'analisi del video, sono ripercorribili nell'analisi del linguaggio naturale. Questo è estremamente importante per quello che dirò dopo.